Ore 18:30, siamo prontissime per Gossip Mania. Buon pomeriggio a voi che ci seguite con tanto affetto ogni giorno, perché sappiamo che anche a voi piace chiacchierare in nostra compagnia e poi ne succedono veramente di tutti i colori. E noi facciamo anche un po' di difficoltà a stare al passo con tutte queste critiche che arrivano dal mondo dello spettacolo, questi inciuci, questi intrecci, di tutto, di più, e ne parleremo anche oggi. Prima di tutto, ciao Elvira Vigliano. Ciao Alessia, ben ritrovata. Una puntata ricca quella di oggi. Non sappiamo da dove iniziare. una puntata molto ricca, anche perché ci riproponiamo sempre di non parlare di determinati personaggi, però gli aggiornamenti sono così palesi e veramente all'ordine del giorno che è inevitabile. È impossibile. È impossibile, poi qualche argomento ce lo siamo chiamato anche ieri perché abbiamo previsto qualcosa che poi sarebbe successo di lì a poco. Iniziamo col nostro primo argomento, neanche a ribadirlo, primo argomento sempre un po' più serioso. Infatti parliamo di Jessica Notaro, la conosciamo ormai tutti, passata sotto i riflettori già nel 2017 per questo bruttissimo incidente che è occorso, causato dal suo ex fidanzato dell'epoca, Edison Tavares, che l'ha sfregiata sul viso con dell'acido. Veramente una situazione drammatica per questa ragazza, una cantante molto molto brava che non si è arresa, è stata protagonista di numerosissimi interventi al volto, al viso, appunto la parte più compromessa del suo corpo, ma nonostante ciò è andata avanti, porta una vistosa benda sin dal giorno dell'incidente, ma non ha mai smesso di cantare, di portare avanti la sua arte, di farsi vedere in televisione, ovviamente di raccontare anche la sua storia. Sì, diciamo che è stata una storia che ha colpito un po' tutti, nel bene o nel male, per quanto insomma ci siano anche delle critiche nei suoi riguardi, anche perché secondo alcuni insomma ha reso un po' troppo pubblico quello che le è accaduto. In realtà lei ha cercato insomma di farsi portavoce di quelle che Sì. sono i femminicidi e i problemi appunto con gli ex stalker. In questo caso insomma lei ne ha vissute di ogni. Ne hanno fatti anche una serie di corti cinematografici proprio per testimoniare questo suo dolore ed effettivamente, insomma, mettendoci nei suoi panni, essere sfregiate così a vita è un qualcosa che, insomma, soprattutto per la donna è un problema molto grave, perché è come se fosse il biglietto da visita di ognuno di noi. Assolutamente sì, soprattutto per chi sta per intraprendere comunque una carriera nel mondo della musica, quindi nel mondo dello spettacolo, ma è stato veramente un gesto orribile. Molto spesso purtroppo se ne registrano ancora tutt'oggi tanti similari di donne che vengono non solo sfregiate, picchiate, femminicidi, quindi veramente sono all'ordine del giorno purtroppo queste notizie ed è stato importantissimo comunque raccontare anche la sua storia in maniera forte. Lei è stata anche vittima di bullismo sui social proprio per una maschera che ha dovuto portare per tanto tempo dopo le prime operazioni, che ovviamente sono state molto invasive, e le hanno poi pian piano modificato ancora una volta tutta la dinamica del suo corpo e del suo viso. Nonostante ciò, però, si è sempre rimboccata le maniche, non ha mai ceduto il passo anche a queste ulteriori cattiverie gratuite, ed è stata sempre lì con il sorriso ottimista, convinta che ovviamente la strada prima o poi potesse essere in discesa e finalmente arrivare anche un momento per lei positivo. Sì, diciamo che noi non abbiamo saputo com'è stato per lei vivere questo tipo di dramma, nel senso che c'è stato, si è raccontato, però insomma il racconto viene fatto sempre a freddo, quindi quando si è avuta la possibilità di somatizzare il dolore. Ed effettivamente insomma credo che sia stato un qualcosa di tragico, non soltanto per lei, però anche per i suoi sogni. E forse era proprio questo, insomma, come è stato poi detto anche al Palazzo di Giustizia, l'obiettivo del suo ex. Fatto sta che insomma sono sempre più frequenti oggi queste situazioni e fa pensare il modo in cui gli ex in questo caso non accettino la fine di una storia. E ritorniamo poi a quelle che sono poi altre dinamiche di cui abbiamo discusso proprio qui a Gossip, dove effettivamente insomma la libertà di una donna è sempre limitata, nonostante tutto.
È vero, è verissimo anche questo concetto. Jessica Notaro, che è stata protagonista, l'abbiamo detto, di numerosi interventi, in particolar modo al viso, anche 10 giorni fa un altro intervento molto molto invasivo, che ovviamente le ha portato anche una serie di considerazioni personali, perché assolutamente non è facile neanche vedersi in una maniera totalmente diversa e poi cercare, sperare di recuperare parte del proprio volto. E infatti l'operazione ovviamente è molto lunga anche nel decorso, ma lei stessa si è resa protagonista di varie interviste, di vari messaggi sui social, dai quali si è un po' distanziata proprio per vivere al meglio questo periodo di degenza, dicendo che comunque lei sta combattendo e finalmente vuole tornare più forte di prima e anche più bella di prima. Sì, diciamo che la chirurgia oggi fa miracoli, quindi da questo punto di vista non credo ci siano problemi, però ecco, credo che il problema sia proprio questo, cioè ritrovare poi una nuova identità, perché si è persa la propria a causa di altri e quindi lei ha dovuto anche fare un percorso psicologico Sì. molto lungo, perché le operazioni possono aiutare, però non si ritorna mai quello che si era e soprattutto si perde anche un pochino di fiducia nei confronti degli altri, quindi ci sono poi altri aspetti che credo sia ancora più difficile da accettare. Fatto sta che effettivamente queste situazioni dall'esterno vengono viste sempre in una maniera particolare anche sui social, perché invece di ricevere assolutamente totale appoggio e affetto, molto spesso la critica negativa, il commento, la cattiveria c'è sempre. Sì, però si tratta comunque di persone che ignorano che cosa vuol dire passare qualcosa del genere, perché effettivamente, insomma, è facile fare una critica, soprattutto quando poi si vede l'altra persona combattiva. Dal punto di vista umano, insomma, non le si può dire niente, almeno questo è quello che credo, però le modalità in cui lei magari ha utilizzato i social sono state poi ampiamente discusse, perché anche i suoi avvocati, insomma, le hanno detto che avrebbe potuto evitare in determinate occasioni, proprio anche per tenere un po' di riservo Certo. su questa vicenda. Quando in realtà invece lei ha strumentalizzato i social proprio per diffondere il suo messaggio, quindi qualsiasi cosa si fa c'è sempre un rischio. Il risvolto della medaglia, assolutamente. Noi cambiamo argomento perché del prossimo dobbiamo parlare assolutamente. Ne abbiamo parlato già ieri di queste ultimissime indiscrezioni che hanno visto Diletta Leotta paparazzata in un noto hotel della capitale di Roma insieme al vicepresidente della Roma, e c'era sembrato strano anche questo silenzio, avevamo detto nel pomeriggio di ieri, da parte di Diletta Leotta, protagonista di 2 settimane Sì, di veramente fuoco. incredibili, di fuoco, dalle accuse che la storia con Gian fosse finta, fino alla partenza di Gian, la scomparsa di Gian dai social. Poi abbiamo capito che sta bene, tutto ok, è ritornato. Poi persino la consegna del tapiro, la possibilità di questa storia con Gian già terminata, e poi subito la paparazzata. E infatti ti lascio prima rispondere su queste 2 settimane per fare un po' il punto della situazione e poi procediamo con quello che è successo ieri sera. La mia risposta penso la potete immaginare, insomma, credo che sia molto semplice puntare il dito quando in realtà si è i primi a voler rendere noto alcune parti private della propria vita. Certo. L'abbiamo detto anche ieri, insomma, fatto sta che incontrare una personalità così importante all'interno di un hotel dà purtroppo anche adito ad una serie di voci. Il problema è che lei stessa, essendo poi governata lei dai social, non ha dato informazioni al riguardo, per poi sbottare successivamente e cercare poi di dare una risposta a tutte le cose che non le erano andate bene. Quindi diciamo che da questo punto di vista, insomma, è insorta anche tutta la famiglia, è una situazione un po' particolare, però io non trovo scusanti, mi dispiace. Ecco, proprio su questo facciamo un passettino indietro e vi raccontiamo quello che è successo ieri, aiutandoci anche con la grafica. Infatti, Diletta Leotta ha rotto il silenzio, ha deciso di pubblicare, come si usa ai giorni Sì. nostri, un post molto lungo su Instagram, sui social, nel quale ha spiegato, il suo malumore, il suo malessere nell'ascoltare costantemente tutte le accuse mosse contro di lei.
Si è comunque votata a favore della libertà di espressione, quindi il suo modo di vestire, il suo modo eccentrico non deve essere assolutamente giudicato. Dice, nel momento in cui io ho un amico, quindi possiamo pensare si fosse riferita, si sia riferita, anzi anche al vicepresidente della Roma, subito mi dicono che in realtà è un nuovo amante, un nuovo flirt, una nuova conquista. Appena faccio uno spot con un calciatore, riferendosi a Zlatan Ibrahimovic, anche lì pensano ovviamente ci sia qualcosa, ma invece è solo il mio essere, forse perché saranno tutti gelosi della mia Sì. relazione con Gian, con un uomo bellissimo, una relazione così perfetta, tanto che molti non ci credono. E poi la ciliegina sulla torta è stata l'intromissione all'interno del posto da parte della nonna, dove infatti si definiva particolarmente amareggiata perché la nonna, che conosciamo poi tramite l'ospitata che fece la Leotta a Sanremo, nella quale parlò proprio della nonna e del legame che ha con lei, ha iniziato a credere a tutte queste voci, a tutto questo gossip, e quindi anche lei a sua volta si era dispiaciuta dell'atteggiamento della nipote. E allora, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché non siamo noi a puntare il dito contro Diletta, fin quando, insomma, sono gli altri a parlare male, tra virgolette, delle scelte di vita di Diletta, che poi alla fine è una crisi relativa, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, di Certo. vestirsi come vuole, nessun problema. Però ecco, quando addirittura i tuoi parenti non ti credono, c'è qualcosa che non va, perché insomma le nonne diciamo che mettono su un piedistallo i propri nipoti, sono intoccabili, sono i migliori, lo sappiamo, quindi non c'è nulla di male in questo e credo che sia anche normale. Ma da questo punto di vista, insomma, fa pensare che forse l'atteggiamento di Diletta nei confronti proprio dei social e del mondo virtuale sia un po' sbagliato, perché il voler mettere a nudo se stessa, letteralmente e allegoricamente, insomma, da questo punto di vista, insomma, è un problema molto grande perché bisogna poi dare conto agli altri di ogni scelta che si fa in relazione all'hotel. Mi dispiace dirlo, però non si va a fare un'intervista da soli. Di solito si va in equip, quindi c'è una troupe che ti aiuta. Certo. Quindi anche in questo caso lei avrebbe potuto rendere noto tramite una storia queste piccolezze e non ci sarebbero stati poi altri problemi. Invece credo che sia proprio lei che ricerca il gossip per stare al centro dell'attenzione. Sì, ma anche perché poi lei non ha smentito in realtà per quanto sibillino questo posto, questa paparazzata. Ha semplicemente detto che le ultime paparazzate che le sono state fatte, quindi vicepresidente della Roma ed anche Zlatan Ibrahimovic, cosa ovviamente che già si era poi dipanata in passato, sono soltanto amicizie. Però diciamo che sono anche amicizie, in particolar modo l'ultima, particolarmente fraintendibili proprio per il ruolo di potere che ha lo stesso soggetto nella sua categoria di appartenenza, che è comunque quella della Leotta, il giornalismo sportivo. Sì, però diciamo che forse le modalità in cui lei stessa fa giornalismo sportivo, insomma, fanno discutere perché al di là, insomma, del contenuto che può essere valido o meno, parlo in generale, comunque anche il modo di approcciarsi agli altri che ti identifica come una professionista o meno. Diciamo che da questo punto di vista abbiamo scoperto questo talento di Diletta Leotta, ma effettivamente lavora anche in radio, quindi in settori diversi. Questa poliedricità di qualità, insomma, può anche portare non soltanto ad elevare il soggetto in questione, però anche ad essere oggetto poi di gossip. Quindi non bisogna poi criticare perché se non ci fossero i paparazzi, nessuno saprebbe di questi personaggi. Quindi siamo attenti. Anche perché sui social si viene a scoprire ciò che si pubblica, quindi è Sì. lei che decide Beh. come pubblicare e quando pubblicarlo, se pubblicare una foto del suo amore al tramonto piuttosto che l'uovo di Pasqua. Quindi assolutamente nessuno obbliga. Se non magari un ufficio marketing e social che le indichi precisamente cosa fare per avere un ritorno pubblicitario, però nessuno l'obbliga a mettere in piazza ovviamente i suoi sentimenti per Gian piuttosto che alcuni tipi di foto. Quindi è un po'
ovviamente l'abbiamo detto anche prima, l'altro lato della medaglia, quando poi si è molto presenti sui social e si decide comunque di mettersi in gioco. Ci può anche stare che venga una critica, venga una paparazzata. Fatto sta, cara Elvira, che noi non abbiamo capito assolutamente Niente. niente, cioè se sta ancora con Gian sembrerebbe di sì, Siamo confuse. da quello che dice, perché dice sono così fortunata a vivere questo amore bellissimo, con un uomo bellissimo, assolutamente niente da dire. Ah, poi ha parlato anche del mancato viaggio in Turchia, che lei ha detto che in realtà non ha voluto appunto accompagnare Gian in questo viaggio, in questo ritorno verso la famiglia, esclusivamente per attenersi alle normative anti-Covid. E lì mi sono venuti in mente tutti i viaggi di Belen Sì. alle Maldive, tutte le cose, tutte le situazioni. Diciamo che qui si strumentalizzano le decisioni del governo a proprio No, ma piacimento. poi avrebbe potuto dire non mi potevo allontanare perché lavoro ogni giorno, sarebbe stato molto più semplice. Invece, evidentemente, c'è effettivamente, come hanno svelato anche i genitori di Gian, un motivo molto più profondo. C'è qualcosa che non va, anche perché insomma, l'abbiamo detto stesso l'altro giorno, quando i genitori prendono le parti dei figli, per la maggior parte delle volte è perché sono stati feriti, quindi c'è qualcosa che non va, solo che non lo vogliono far sapere. E fatto sta che lo stesso Gian poi è assente e presente in contemporanea, commentando o meno tutte queste situazioni. La cosa che mi ha fatto pensare è stato poi il commento di Alfonso Signorini e del fratello di Diletta Leotta, il noto chirurgo plastico da cui lei si serve, L'hai detto con una naturalezza tipo la pasticceria dove va a comprare i cornetti la mattina. Vabbè, è un dato di fatto, lo sanno tutti, quindi non ho detto nulla di particolare. Assolutamente. Hanno preso le parti della povera Diletta dicendo che in realtà questo è un amore invidiato. Sicuramente è un amore invidiato, però non viene anche vissuto come dovrebbe essere vissuto, In realtà è perché solo invidiato Gian, perché sì. l'amore non è l'amore perfetto che direi, ma no, quanto si amano, come sono belli, cioè no. No, anche perché, sai, manca quella quotidianità che magari vediamo con Belen e il compagno, sai, quegli scatti un po' intimi che però ti fanno capire che del bene c'è e che quindi che il sentimento sta andando avanti. Le loro foto, l'abbiamo sempre detto, sono molto organizzate, molto Sì, l'hotel, la perfette. colazione, meno forse Gian che comunque mette lo screen della pubblicità, il cuoricino, la cosa, però Diletta sempre molto, Sì. molto pensata. È troppo studiata, quindi è studiato ogni suo passo, è studiata ogni foto, quindi siate più naturali almeno. È verissimo, seguite questo consiglio anche voi amici da casa di Elvira. Noi intanto ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e ritorniamo con la seconda parte di Gossip Mania, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Gossip Mania, siamo pronte per la seconda parte del nostro programma e qui andiamo più nel trash Sì, perché sì. ci vuole. Abbiamo iniziato come sempre più seri, poi le prime polemiche, ora invece andiamo proprio nelle storie d'amore, negli intrecci, le cose che a noi piacciono. Infatti sui social, anche qua la devo prendere in maniera molto Sì, ampia, ampissima. esatto, larghissima, sui social nelle scorse ore la bella Natalia, fidanzata di Zelletta, che Voi ormai, direte chi è, però. esatto, direte chi è ormai, noti, diciamo, reduci dal Grande Fratello VIP, uomini e donne, Vero. quindi varie coppie che si sono poste così sotto ai riflettori, la bella Natalia
si è resa protagonista di una serie di stories su Instagram molto particolari. Infatti, poveretta, era cosparsa da una serie di cerotti, aveva dolori ovunque, si poteva pensare il Covid, questo o quell'altro. E invece ha spiegato che in realtà in questi giorni il suo fidanzato è particolarmente passionale. Tanto che, evidentemente vogliono mettere su famiglia, non lo so, tanto che lei, piena di dolori, non riesce a reggere più questa passionalità. Allora, al di là insomma del sorriso che viene su queste situazioni, credo che si stia superando un pochino il limite. Era proprio quello il fulcro, infatti, del nostro discorso. Perché, fatto sta, l'intimità ci fa piacere per Zelletta e Natalia, però a noi, diciamo, non è che interessa più di tanto. Possiamo essere contenti e possiamo anche capire il caro Zelletta, che ovviamente, essendo stato rinchiuso tanti mesi, quasi un anno, nel Grande Fratello, deve recuperare, insomma, un anno di astinenza. Però da qui, insomma, a rendere pubblici questi dettagli si cade proprio nella volgarità. E lei, che fa tanto la tipa social, VIP, elegante... Influencer, anche lei. Sì. E poi si lascia andare a queste dichiarazioni che, diciamo, sporcano anche la sua immagine, che è quella di una bambolina perfetta, che in realtà poi... sicuramente, insomma, la passionalità è donna, ci fa piacere, lo ripeto. Però da qui, insomma, a dichiarare così, cose così intime, non so i genitori o la famiglia che cosa potrebbero mai pensare, ecco. No, ma infatti assolutamente, secondo me, è l'ennesimo tentativo di farsi pubblicità, cercare di cavalcare un po' quest'onda, visto che altre coppie reduci dal Grande Fratello VIP ci stanno riuscendo meglio. Loro, ovviamente, con una coppia comunque consolidata, reduce invece da Uomini e Donne, forse è messa un po' più in disparte come coppia standard, quindi l'unico modo per andare di nuovo sotto i riflettori è qualche dichiarazione un po' più particolare. Sì, ma l'hanno fatto anche mentre Zelletta era il Grande Fratello, quindi insomma è come se cercassero di attirare l'attenzione, però tramite delle sciocchezze, perché effettivamente, insomma, bisogna pensare che dall'altra parte c'è un pubblico vasto, il target d'età spazia dai più piccoli ai più grandi. Certo. Ma ci sono soprattutto i familiari, quindi le ripercussioni di queste dichiarazioni, di queste foto, di questi pensieri sono sicuramente sulle famiglie, e bisogna anche cercare di proteggere un pochino non soltanto la propria immagine, però anche di chi ci sta attorno, perché si perde poi anche il senso della realtà. Sì, io poi non capisco, neanche andando proprio a monte, proprio la necessità di pubblicare una foto nella quale ti si vede questo cerotto, per poi ovviamente andare al motivo, quindi è proprio tutto completamente sbagliato, ma anche perché effettivamente, come hai detto tu, è una cosa che non ci si aspetta da nessuno dei due. Anche perché, insomma, sono delle persone che si erano distinte fino ad ora perché non facevano sapere molto di loro. Si vivevano il loro rapporto tranquillamente, senza problemi. Da quando c'è stata l'ospitata, diciamo, al Grande Fratello, sono cambiate molte dinamiche ed è come se si sentissero in competizione con gli altri. Quindi è come se volessero prevaricare addirittura la Salemi e Pretelli, come se volessero stare al centro dell'attenzione perché nessuno li chiama per un'intervista, per parlare del loro amore, quindi nessuno se li fila comunque. Sì, poi il Covid sicuramente non aiuta tutta questa situazione che ancora prosegue di pandemia, dove ovviamente sono meno le ospitate, meno le trasmissioni, c'è meno pubblico in studio, meno gli eventi ai quali partecipare, perché poi questi personaggi, questi influencer sono praticamente prezzemolini ovunque, quindi ogni presentazione, ogni film, ogni consegna di premi sono sempre lì a farsi vedere. Ora ovviamente si può fare molto di meno, quindi devono sperare soltanto sulla pubblicità che ovviamente i social, nel senso positivo e nel senso negativo, possono dare. Però quando poi si tirano le somme, i contenuti come sempre vacillano. Non ci sono quasi, insomma, è come se stessimo ricalcando l'argomento prima della pubblicità, insomma, è come se si fosse perso anche un pochino, non solo il contatto con la realtà, però anche con i valori, perché
Non voglio fare la nonnina di turno, però insomma ci sono delle cose che devono rimanere private, anche perché l'abbiamo visto quali possono essere le conseguenze di rendere pubblico tutto. È sempre un'arma a doppio taglio. Questi contenuti restano sul web per anni, quindi possono anche essere utilizzati da altri per minacce e così via. Quindi bisogna stare attenti sul serio e soprattutto poi quando si parla di una coppia consolidata o no, non vi è la certezza di una vita insieme, quindi sono sempre situazioni che poi possono avere delle sfumature negative. Quindi non so, ma queste idee io non le condivido, mi dispiace. Eh no, neanche io, infatti concordo appieno come sempre. Ultimo argomento, si parla tantissimo e qui ci riallacciamo anche all'argomento precedente, della prossima edizione di Temptation Island, ne abbiamo parlato ma proprio di sfuggita anche qualche puntata fa, non ci sono al momento indiscrezioni sicure per quanto riguarda il cast che sarà comunque variegato anche di personaggi che hanno partecipato a vari talent. A Dimmi che c'è vari Gemma. reali, no, Gemma purtroppo non ancora, e ti dirò di più. Ho letto proprio questa mattina una notizia per la quale vorrebbero salutare definitivamente Gemma Uomini e Donne, Oh perché mio sta Dio. tirando troppo per le lunghe questa situazione e quindi non piace più. Scoop. Scoop. Infatti dobbiamo un po' approfondire Sì. questa dinamica, se è una scelta della stessa Gemma, ma Non dubito, o credo. sarà magari inserita in altre dinamiche, però niente, Gemma proprio non ce la fa, non ce la fa. E quali sono i papabili invece? I papabili sono stati confermati sempre sotto forma di indiscrezione come possibilità proprio d'Eddie e Rosa, Ma va. che arrivano ovviamente anche perché ricordiamo è una produzione sempre di Queen Mary, quindi si va a prendere un po' di lì, un po' di qui dai vari programmi e quindi è probabile che ci siano anche Daddy e Rosa, anche se come ho detto anche nelle scorse puntate secondo me è un grande rischio perché sono molto giovani, molto insicuri anche dei loro sentimenti, della gestione di questa relazione, Daddy ancora nella scuola di amici, quindi un po' di negatività C'è, ci sono. sì, anche perché, insomma, come hai detto tu, essendo, parlando di talenti, si allontanano poi dal fulcro il motivo per il Sì. Vabbè, quale sono in TV. giustamente il piano B, Sì, dicono se non si va dovessimo male. riuscire a sfondare nel mondo della musica e nel mondo della danza, almeno, non so, qualche ospitata, qualche altra cosa sempre la facciamo. Però diciamo è come se fosse una briciola, Eh sì, accontentarsi direi. delle briciole non è mai positivo, ecco. È infatti molto saggia come sempre, poi seconda coppia, anche qui ti lascio immaginare, Pretelli e la Salemi. Io non li sopporto, mi dispiace, ma non li sopporto, questo amore finto che fanno Esatto, sono finti vedere. quasi come Gianni e Diletta. È un amore Siamo proprio lì. finto. Sì, anche perché purtroppo, soprattutto sui social, mi escono sempre, sempre, quindi so effettivamente cosa fanno dalla mattina alla sera, stanno sempre insieme, e giocano sempre e fanno i TikTok. E insomma, Mamma mia, che è vita una impegnata, coppiona, sì, ragazzi, un mamma amore mia. folle, sì. Un amore folle, e secondo te come potrebbero gestire Temptation? Ovviamente, secondo me, con manie di protagonismo proprio Sì, ma altissimi anche livelli. perché ti dirò, la Salemi rispetto insomma a qualche anno fa è cambiata molto, credo si sia modificata qualcosa, però insomma si è buttata in diversi campi, quello del make-up, dell'abbigliamento, sta cercando la sua strada, lancia copiando nuove mode, però da questo punto di vista insomma si sta dando da fare. Pretelli invece è come se ancora dovesse diventare grande e capire cosa vuole fare, quindi forse questa... La presenza a Temptation Island li aiuterà anche a trovare una strada. Sì, secondo me il classico personaggio che inizia a girare tutti i Sì. reality, tutte le cose, poi l'isola dei famosi, poi questo, poi quell'altro, poi una volta finito scompare. Sì, anche perché è facile da dimenticare, quindi non c'è problema. No, ma infatti non lascia questo segno incredibile nelle nostre vite. Poi, terza coppia potrebbe essere quella da Uomini e Donne, di Riccardo e Roberta. E anche qui ci sono tante segnalazioni in giro per il web, anche su Instagram, andatele a cercare perché sono veramente il top.
che dicono che in realtà si tratta di una storia finta, che Ida si sia intromessa, abbia capito ovviamente tutto e stia cercando poi di riconquistare Riccardo. Il problema è che Ida è a Uomini e Donne e a quanto pare, insomma, non è corteggiata dalla maggior parte degli uomini, quindi è lì sulla sua come seggiolina. Sanno anche che ha un carattere un po' particolare, quindi secondo me ci vanno con i piedi di piombo. Pesantuccia Ida, sì, pesantuccia. E devo dire che, insomma, nel caso di Roberto e di Riccardo, loro fanno delle storie per cercare di tranquillizzare i follower, però nessuno crede alle loro parole. Quindi è una storia che, insomma, ancora non abbiamo capito se sta andando avanti oppure no, però effettivamente, insomma, sarebbe la seconda volta per Riccardo a Temptation Island e magari, insomma, con Roberta potremmo vedere come vanno effettivamente le cose. È verissimo, infatti potrebbe essere un bel banco di prova, anche se effettivamente già la prima esperienza non è andata benissimo, poi c'è la gelosia dietro l'angolo, quindi chissà veramente quali potrebbero essere le prospettive. Poi spero sinceramente che non ci siano solo VIP, tra virgolette, personaggi noti, ma anche un po' di coppie non note che possono essere anche avulse da tutte queste dinamiche della televisione, proprio per dare un senso più definito poi all'esperimento sociale di Temptation. Sì, anche perché da questo punto di vista, insomma, quando parliamo di VIP, tentano anche di la Mennoia, insomma, cerca di distinguere un pochino le due edizioni, fa una più normale con gente comune e l'altra invece quella VIP, condotte entrambe poi da persone diverse, sì. Quindi questa cosa credo che aiuti molto, anche perché i conduttori che vengono scelti sono azzeccati da questo punto di vista. E nel caso, insomma, dei VIP, poi riusciamo anche a comprendere come sono nella realtà, perché siamo abituati anche ad una loro immagine pubblica e vederli poi nel privato, come magari si approcciano ad una persona, può essere curioso. Nel caso dei non VIP possiamo, insomma, anche immedesimarci un pochino in quelli che sono i litigi quotidiani, le gelosie, quindi in entrambi i casi credo che sia un format che funziona. Vediamo cosa succederà, vi daremo sicuramente delle nuove esclusive al riguardo e delle notizie più certe appena sarà ufficializzato tutto il cast, tanto ormai siamo veramente agli sgoccioli, così come è arrivata agli sgoccioli anche la nostra puntata odierna. Grazie mille Elvira Vigliano. Grazie Alessia. E appuntamento come sempre a domani ore 18:30 con Gossip Mania. Buon pomeriggio.